I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that tore my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear. The heart I first believed. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che donando la vita ha trionfato sulla morte, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, la pietà cristiana ci ha riuniti per la benedizione di questa nuova casa funeraria, dove i nostri corpi mortali riposeranno in attesa della sepoltura. Da questo luogo innalziamo gli occhi alla Santa Gerusalemme. Egli, che ci ha comandato di attenderlo operosi e vigilanti, ci unisca al suo trionfo nel giorno della risurrezione. O Padre, che fai di noi tuoi fedeli la Chiesa itinerante nel tempo per accoglierci come cittadini nella patria eterna, guarda questa tua famiglia e concedi che questo luogo, preparato per la veglia prima delle esequie delle nostre umili spoglie, ci richiami alla beata speranza della vita futura, quando il Cristo trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. In quel tempo Gesù disse alle folle: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Se c'è una cosa che in questo mondo manca, oltre naturalmente a volte la salute e i soldi, il lavoro, è sicuramente la speranza. Il mondo di oggi è un mondo che vive una profonda crisi di speranza. Certo che manca la fede, certo che manca la carità, ma manca soprattutto la speranza, perché il nostro mondo è un mondo in cui si susseguono ininterrottamente una serie di crisi davvero epocali. Dal crollo delle Torri Gemelle all'inizio del 2000, passando per la crisi economica del 2008, che non si è più risanata e anzi è peggiorata, per arrivare alle guerre, non solo quella della Russia che invade l'Ucraina, ma tutte le altre che sono nel mondo, e senza dimenticare il Covid-19 che ancora è in mezzo a noi. Questo ci porta a rinchiuderci, questo ci porta a non alzare gli occhi, questo ci porta a non avere una prospettiva per il futuro. I nostri orizzonti si sono ristretti. E allora
la parola che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, che ci riporta un lungo discorso fatto da Gesù su se stesso, pane di vita, ci invita a rialzarli questi occhi, a ridare profondità al nostro futuro, alla nostra speranza. Vedremo crescere la denatalità, che sono tutti segnali della mancanza di speranza. Invece Gesù, che è la speranza con nome e cognome, apre il nostro cuore, apre la nostra mente e ci dice, con le parole di Paolo ai Tessalonicesi, forse lo scritto più antico di tutto il Nuovo Testamento, non siate come coloro che non hanno speranza. E con le parole di Pietro, siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Lo stavo dicendo prima anche al sindaco, avendolo sperimentato sulla mia pelle lo scorso anno, quando è morto mio padre lì ad Avezzano. Una casa di questo genere, un luogo accogliente, un luogo ben fatto, bello anche dal punto di vista estetico, aiuta il nostro cuore a sperare, aiuta il nostro cuore a confidare di più nel Signore, ad aprirci alla sua parola, che è parola d'amore ed è parola di vita, perché ci ricorda anche questo luogo così bello, anche con i nomi che sono stati dati alle sale di questo luogo, ci ricorda davvero che la nostra vita non è un salto nel vuoto, non è un salto nel buio, ma è andare incontro ad un abbraccio, l'abbraccio di un padre che è anche madre, che vuole bene a tutti noi che siamo i suoi figli e siamo figli amati, disegnati sul palmo della sua mano, preziosi ai suoi occhi e destinatari del suo amore. Ecco, questo ci ricorda l'inaugurazione che oggi facciamo di questa casa funeraria, che nei momenti in cui necessariamente bisognerà usufruirne, noi possiamo sentirci avvolti oltre che dall'abbraccio del Signore, anche dall'abbraccio delle persone che lavorano per noi in questo settore così delicato, e che questo abbraccio ci aiuti, insieme con quello del Signore, a vivere nel migliore dei modi il momento della morte, che è da una parte tragico, ma dall'altra gioioso, perché è la nostra Pasqua personale, per andare incontro al Signore, verso il Paradiso, dove Maria Santissima, come ci ha ricordato la preghiera, è già presente. Ti benediciamo, Dio giusto e santo, fonte di ogni consolazione. Tu hai stabilito che i nostri corpi mortali ritornino alla terra dalla quale furono plasmati, ma per un dono della tua misericordia hai mutato la dolorosa sentenza di morte, eredità del peccato, in una suprema testimonianza di amore. Tu hai provveduto per Abramo, padre dei credenti, una sepoltura nella terra promessa. Hai esaltato l'opera di Tobia nel pietoso ufficio di seppellire i morti, e hai voluto che il tuo unico figlio venisse deposto in un sepolcro nuovo, dal quale è risorto vincitore della morte, per darci il pegno della risurrezione futura. Ora ti preghiamo, Padre, benedici questa casa funeraria, preparata per la veglia dei defunti in attesa delle esequie. Fa che le salme delle sorelle e dei fratelli defunti possano risorgere alla vita immortale assieme al tuo figlio. Il nostro cuore si apra alla beata speranza, perché quanti riposano in Cristo lodino senza fine la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatto tuoi figli, ed eredi della gloria futura. Voi potete anche restare, io faccio il giro, così benedico anche le altre stanze. Oggi è un giorno speciale. Siamo qui per condividere la gioia e la soddisfazione perché si è realizzato un sogno. Dobbiamo riconoscere che Tommaso è un genio per la sua creatività, progettualità
capacità che ha reso possibile ciò che sembrava fantasia assurda. È facile affermare Tommaso è stato fortunato, ed io non nego niente, però sono consapevole che la fortuna di Tommaso si chiama coraggio, tenacia, perseveranza, lavoro continuo. Queste qualità si sono unite alla generosità e disponibilità. Tommaso spesso racconta con orgoglio le sue origini modeste. 53 anni fa partì per la Germania con soli 50.000 lire donatigli dalla mamma. Affrontò il freddo, la fame, ma non si arrese. Lavorò oltre ogni fatica, risparmiando più che poteva, perché il suo obiettivo era ritornare ad Ortona per avviare un'attività per conto suo. Sono passati 53 anni e Tommaso ha tradotto in realtà un grande sogno. Potrebbe considerarsi il capo di una prestigiosa impresa. Invece Tommaso, nonostante tutto, è rimasto sempre un uomo semplice e battagliero, che non risparmia il lavoro, sempre in prima linea, che non si tira mai indietro alle difficoltà. Adesso bisogna ammirare Tommaso per la sua fierezza, le sue grandi qualità progettuali e la sua generosità. Hai ragione ad essere felice. Hai combattuto come un leone. Hai lavorato senza sosta, sei generoso con chi ti rispetta. Bravissimo Tommaso, di uomini come te ce ne sono pochi. La tua felicità l'hai guadagnata con la forza della tua volontà e delle tue braccia. Un ultimo pensiero. C'è un detto, dietro a un grande uomo c'è una grande forza. Collaboratori e i nostri ragazzi. Grazie. Sono sempre disponibili e sono sempre vicino a noi. Grazie. Il Signore sia con voi. E con il suo spirito. Dio creatore e Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio hai dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace piena. Amen. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E ancora auguri. Grazie. She broke her throne.
and she cut your rein, and from your lips we drew the inaugurazione della casa funeraria di Masciangiolo. Oggi abbiamo qui il sindaco che è venuto a partecipare a questa apertura di questa casa. Volevo sapere alcune informazioni su questo, su questa struttura. Sì, quando una comunità migliora la qualità di vita dei propri concittadini è sempre un momento di festa, anche se qui parliamo di una casa funeraria, ma sicuramente serve a, sicuramente non potrà mai sostituirsi al dolore delle famiglie che purtroppo saranno costrette a frequentarla, ma sicuramente alleverà appunto quel dolore e va incontro anche a quelle famiglie che hanno difficoltà, che non hanno spazi sufficienti per poter appunto affrontare quel periodo che trascorre tra appunto nella veglia fino alle esequie del proprio caro. Quindi è un momento sicuramente di crescita anche di una comunità, perché sappiamo che queste tradizioni in altri paesi sono già ormai da anni, esistono da anni, e sono contento che nella nostra città c'è questa prima casa funeraria, tra non molto ce ne sarà anche un'altra, quindi le famiglie si sentiranno supportate anche ad affrontare il dolore della perdita dei propri cari. Oggi è una giornata importante perché ho saputo che questa è una casa, diciamo una prima casa aperta qui in provincia di Chieti, anche perché so che è di tipologia anglosassona, un'usanza non molto italiana, è giusto? Sì, sì, certamente, la prima, infatti questo ci deve anche inorgoglire, ma soprattutto mi sento di ringraziare il titolare, la famiglia Masciangiolo in prima persona, perché ha ridato, se così si può dire, alla comunità la sua creatività, come ha detto la moglie, il suo coraggio, la sua capacità imprenditoriale, perché dobbiamo parlare di questo, anche se parliamo appunto di una, della morte dei nostri cari, però ridare qualcosa alla propria comunità non è scontata, e questo va a suo merito, e mi sento di ringraziarlo appunto per aver dato questo servizio al nostro territorio soprattutto, ma sicuramente sarà un servizio anche ai paesi limitrofi, alle famiglie che vorranno appunto vivere in un modo più lieve il periodo appunto che trascorre dalla morte all'esecuzione delle esequie. Ci troviamo a questa inaugurazione con l'arcivescovo Emilio Cipollone, che ci dirà le sue sensazioni e ciò che effettivamente può dare questa casa funeraria di Tommaso Masciangiolo.
L'apertura di una casa funeraria alla quale ancora non siamo troppo abituati, ma che è già patrimonio in tanti luoghi della terra, è sempre un messaggio positivo, perché è un luogo accogliente, è un luogo che ti abbraccia, è un luogo in cui ci sono persone che si prendono cura di te. E nel momento della sofferenza e del dolore questo è fondamentale. Apre la nostra mente e il nostro cuore a una speranza per il futuro. Quando ci sentiamo accolti, noi stiamo meglio e riusciamo a guardare anche oltre l'attimo presente, che quando si viene qui è ovviamente contrassegnato dal dolore e dalla sofferenza. Però questo luogo ci fa comprendere, con la statua di Gesù che ci accoglie, con i nomi delle sale, San Tommaso, Santa Maria, San Giuseppe, che la nostra vita non è un salto nel buio, nel vuoto, non è un andare incontro al nulla, ma è andare incontro a un abbraccio grande che Dio, nostro Padre e nostra Madre, riserva a ciascuno di noi. E la speranza a cui questo luogo apre poi ha un fondamento, perché per noi credenti la speranza è Gesù di Nazaret. Essa non delude, ci dice San Paolo. Non dobbiamo comportarci come coloro che non hanno speranza, ci dice sempre San Paolo, e San Pietro aggiunge che siamo chiamati a rendere ragione di questa speranza che è in noi, facendolo con dolcezza e rispetto. Iniziamo con questo bellissimo brindisi, Nancy. Io ti chiamo Nancy, però ti presento, sei Nancy Calabrese, moglie di Tommaso Masciangelo. Oggi ci troviamo qui in questa location, possiamo dire, sì. Ok? In cui è stata inaugurata questa casa funeraria. Parlaci un po' di questa iniziativa, di questa inaugurazione. Veramente è stato come un sogno, perché andando in Canada per tanti anni, io ho vissuto in Canada oltre 30 anni, e dopo che ci siamo sposate con Tommaso, quasi ogni anno lui veniva con me, perché ci sono i miei figli e i miei nipoti. Andando lì è un'usanza, per i morti lì non si porta né all'ospedale e né resta a casa il defunto. Però ci sono queste strutture dove si arrivano i decessi, e quindi c'è questa accoglienza e questa privacy nello stesso tempo. È un luogo pure di meditazione, e dove si parla, ognuno ha una stanza privata e col loro defunto, e allora si ricordano i tempi, quando le avventure, e quello che diceva, i racconti di quando era giovane, e si fanno tutti questi ricordi, poi si dicono le preghiere e poi all'indomani c'è il funerale. Quindi sia io che Tommaso abbiamo detto, perché non riportare in Italia questo tipo di strutture, perché noi siamo già un'oranze funebre, però a volte le case sono piccole e più, come dire, non riescono ad accogliere i parenti, le persone, sì. E quindi allora sono già 10 anni che abbiamo cominciato a costruire questa casa funeraria. Finalmente giorno 8 dicembre sono arrivate tutte le licenze, e c'era una signora che aveva questo desiderio, che una volta morta voleva essere portata nella sala di San Giuseppe. E Tommaso gli diceva: ma pensa a Campà. Invece quel giorno, quando sono arrivate le licenze, lei muore. Il suo desiderio, i figli proprio non ci credevano nemmeno, erano molto commossi. E il suo l'ultimo desiderio è stato esaudito. Ho notato che la struttura è molto accogliente, come hai detto tu, c'è molta privacy, è avvolgente, e poi è molto tecnologica. Ho visto che le stanze sono tutte super controllate, giusto? Sì, c'è il rinnovo dell'aria che viene 15 volte al giorno, più la temperatura esatta che si deve avere sia per l'inverno che per l'estate, quindi si sta bene. Qui vedo che c'è anche il tuo tocco di donna, di gusto, è vero? Sei molto gentile, tesoro, ti conosco, sei gentilissima.
Grazie. Hai dato del... Grazie. C'è Nancy qui. Nancy e Tommaso. Siamo andate assieme a scegliere le cose. Sì. Allora Nancy, io ti faccio gli auguri innanzitutto per questa bellissima avventura che si presenta davanti a voi, e ti faccio anche gli auguri di un Santo Natale, e grazie di averci invitati. Grazie, grazie a voi, siete fantastici, grazie. Incontriamo Tommaso Masciangelo in compagnia di Nancy Calabrese. Oggi una bellissima giornata, anche se il tempo ha retto, diciamo, non ha piovuto, quindi già è tanto. Allora, Tommaso, cosa ci puoi dire di questa giornata? Ma solamente gioia. Sono contentissimo di quello che ho realizzato. Complimenti. C'è tanta gente che è venuta qui a trovarti e farti complimenti. Un bellissimo sogno realizzato. Però adesso mi devi spiegare qualcosa di particolare tecnologico, perché so che ci sono delle cose altamente tecnologiche in questa casa. Sì, la casa funeraria è molto molto delicata, molte leggi, le leggi sono delicatissime. Penso che ci ho messo 5-6 anni a realizzare per la legge, non per realizzare lo stabile. Purtroppo è così. Il sanitario, chi sia, se guarda la legge della regione Abruzzo, è così. Penso che il Lazio non ce l'ha. Lazio non ancora si può fare le case funerarie. L'Abruzzo sì. E siamo veramente orgogliosi che si è potuto realizzare questo sogno. Qui c'è un parco macchine dove ci sono le auto che vengono utilizzate per i servizi funerari, e poi c'è questa casa che accoglie sia la salma che i congiunti. Puoi dirci qualcosa di particolare? Sotto ci abbiamo 400 metri quadrati di parco macchine, e ci abbiamo 7000 metri di terreno intorno alla casa tutto ricintato. Penso che è un bel lavoro fatto. Ho visto che hai dei collaboratori che ti sono vicino e che ti vogliono bene a Nancy e vogliono bene a te, ma il segreto è perché voi allo stesso tempo c'è rispetto e amore, giusto? Sono dei collaboratori che sono 32 anni che lui sta con me. C'è lui che è 30 anni. Cinzia è come uno di famiglia, noi siamo contenti, il lavoro va avanti pulito, ordinato, sono ragazzi corretti. Io vi faccio gli auguri e complimenti per questa bellissima realtà. Grazie Nancy. Grazie, grazie a voi. Grazie di cuore.